Bene, ci siamo. Siamo di nuovo nella nuova edizione dell'Interista dell'anno, terza edizione per noi, per Radio Nerazzurra. Abbiamo dunque deciso chi sarà il giocatore che merita di avere il premio che da anni voi date, consegnate, perché siete voi a votare, noi diamo le nomination e voi invece scegliete il giocatore. Bene, nelle stagioni precedenti purtroppo non è andata benissimo perché erano Skriniar e Lukaku, quindi in qualche modo ci siamo fatti un po' una nomea, ma al di là delle battute, questa terza edizione abbiamo deciso di cambiare un po' i crismi del premio, perché abbiamo chiesto banalmente non di scegliere il più forte, ma il più identificativo, quello che rappresentasse meglio i valori, i principi dell'interismo, secondo il vostro punto di vista. E allora chi avete votato? Andiamo a scoprirlo, siamo la Pinettina, andiamo dentro e tra poco capirete qual è il giocatore che voi avete premiato. Ci andiamo. Prima di entrare però, a questo punto vogliamo, con i tifosi dell'Inter che stanno aspettando ovviamente i giocatori che entrano per andare a fare l'allenamento, bene, vogliamo sapere però a loro l'interista dell'anno, il giocatore che rappresenta più i valori e i principi dell'interismo, per loro chi è? Allora al volo sentiamo un attimo un po' di persone che sono qua presenti, che non sono figuranti, sono tifosi, siete tifosi veri, sì? Sì, sì. Fermate, è ufficiale, non è che... magari sono dei milanisti che vogliono vedere le robe, non si sa mai nella vita. Voi chi dareste il premio interista dell'anno? Barella. Te? Barella. Anche lui, Barella, tutti Barella. Barella. Barella, cioè lui risponde. Ma sei arrabbiato? No. Ci sei rimasto male? No. Quanto guadagni al mese così? Due? Attenzione, 2 milioni al mese, signori. Questa è la cifra di oggi, ma andiamo da persone ancora più giovani. Qui abbiamo una ragazza che si chiama? Alice. Alice, che squadra tifi? Inter. Sei sicura? Sì. Dove sei nata? A Monza. Quanti anni hai? 13. Perché? Qui vanno in crisi tutti, normalmente vanno sempre in crisi tutti. Il giocatore a cui daresti il premio? Di Marco. Di Marco, attenzione. Poi abbiamo ovviamente il più piccolo di tutti, eccolo qua. Alberto. Molto bene, credo. Sei qui con tua mamma? No, grazie, no. Tua figlia, non l'avrei mai detto. Da dove vieni anche tu? Dallo stesso posto? Monza, Cesano Maderno. Cesano Maderno, molto bene. E lui è il papà? Sì. Tu sei il papà? No. No, conferma di non essere il papà. A chi daresti il premio? Di Marco. Di Marco, piccolino, quant'altro. Qui siamo in un'altra zona, che ovviamente sono qua ad aspettare l'Inter e i giocatori dell'Inter che vanno ad allenarsi. Tu sei? Stefano. Stefano, vieni da? Fino a Mornasco. Fino a Mornasco e tu ovviamente sei con lui. Sì. Ti chiami? Giulia. Quanti anni hai? 12. 12, perché eri indecisa. Perché tu dovevi dire l'11 e mezzo, tu volevi dire 11. Esatto, 11 e mezzo. Che sapete che fino ai 20 anni si dice 17 e mezzo, 18. Dopo i 20 ne avevo una volta 14, si dice. Vabbè, comunque pazienza. Allora, abbiamo scelto il giocatore da premiare come interista dell'anno perché rappresenta questi principi e valori. Per te chi potrebbe essere? Darmian. Darmian, che è un altro giocatore che sta raccogliendo consenso. Per te invece? Darmian. Darmian. Vedi, alla fine abbiamo altri due tifosi che premiano dunque i giocatori. Bene, ci siamo, è arrivato il momento della premiazione perché, come vi dicevamo, insomma, abbiamo deciso di premiare, voi avete deciso di premiare il giocatore che rappresentasse più e meglio i valori dell'interismo e quindi l'interista dell'anno. E allora scopriamo di chi si tratta, vediamo chi è, eccolo qua, signori, Matteo Darmian, ciao, ben trovato. Grazie, buongiorno a tutti. Matteo, in questo caso è l'interista dell'anno, un premio che, te lo dico prima, stai molto attento a quello che farai non quest'anno ma l'anno prossimo, alla fine della stagione. È un premio che veramente per noi è molto importante, molto ambito, quindi complimenti. No, grazie mille, sicuramente mi fa grande piacere ricevere questo affetto, personalmente anche... parlo anche a nome della squadra perché i tifosi ci sono sempre stati e quindi ci fa molto piacere questo. Ti chiedo soltanto se tu ti aspettavi di avere un po' questo tipo di affetto di questo genere, perché non è soltanto un premio che riguarda il fatto che tu giochi bene, che sei un giocatore tanto importante, ma che in qualche modo incanali nel tuo modo di essere, di giocare, ma anche di stare fuori dal campo, proprio quei principi. E questa è una cosa che, devo dire, non accade sempre, in modo particolare in questa epoca dove, tra l'altro, non solo cambiare squadra, ma anche stare fuori dal campo, stare sui social, insomma, non rappresenta spesso quel tipo di valore. Ecco, ti aspettavi di avere questo impatto verso i tifosi? Ma... me lo auguravo, e poi quello che cerco di fare io è quello di dare tutto sul campo e aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi, ecco.
Allora, Matteo Darmian, diamo il premio che in questo caso viene consegnato. Molto bene, eccolo qua. Attenzione perché l'abbiamo montato prima di venire qua. Grazie mille, gente. Complimenti, Matteo Darmian. Grazie, grazie mille a voi e un grazie ai tifosi. Grazie. Bene, la giornata si è conclusa, il premio è stato consegnato e noi abbiamo fatto il nostro dovere, abbiamo consegnato per voi il premio al giocatore più interista probabilmente nel senso che rappresenta quei valori e a questo punto non possiamo che sperare che stavolta vada diversamente rispetto ad altri anni e ci rivediamo l'anno prossimo sempre su Radio Nerazzurra con l'interista dell'anno. Ciao a tutti.